Io ho avuto la dabbenaggine in questo paese di mettermi a parlare di ebrei. E così un gran numero di persone hanno preso ad assillarmi, incalzandomi. Moni, che cos'è un ebreo? Spiegaci che cosa significa realmente essere ebrei. Allora io ho dovuto indagare in me stesso, con grandi travagli, durante notti insonni, per mesi e mesi, ho percorso la mia mente, il mio cuore, la mia anima, per cercare una risposta. E alla fine una risposta sono riuscito a distillarla, ed è questa. Boh. E dunque l'identità ebraica è un'identità imprecisa, aleatoria, rischiosa, perché non è un'identità somatica, evidentemente, anche se può capitare a qualcuno molto acuto di riconoscere immediatamente un ebreo dal viso o dall'espressione. Non è un'identità nazionale, non etnica e quantomeno un'identità razziale. Perché, vedete, all'ebraismo ci si può convertire. Non è una cosa che accada spesso, ma si può. Anche se per complicare la questione i nostri maestri dicono che in realtà non ci si converte all'ebraismo, perché se uno lo fa in qualche modo era già ebreo prima. Che cosa ci rimane dunque per capire? I pregiudizi forse? Ce ne sono diversi, sono piuttosto grossolani per la maggior parte. Io non sono mai stato in questo paese in cui sono cresciuto vittima di pregiudizi, tranne che di uno. Apparentemente un pregiudizio positivo, invece il più perverso di tutti, il più pervasivo, il più insinuante. Sin da quando ero fantolino mi hanno bisbigliato delle orecchie: voi ebrei siete intelligentissimi. Calunnia, grandissima calunnia. Noi abbiamo in mezzo a noi schiere di deficienti patentati, con l'aggravante che si credono i deficienti del popolo eletto e quindi sono arroganti. E allora la questione rimane aperta. Ma allora che cos'è un ebreo? Io non vi so dare una risposta. Davvero non la so dare. Devo aggiungere alla pura denotazione un elemento connotativo, per esempio. Io posso dirvi cos'è un ebreo corrosivo. È un ebreo che va a stare in uno sperduto villaggio della Transcaucasia, villaggio di 2000 abitanti, dove non hanno mai visto un ebreo. Non sanno che cosa sia un ebreo e neanche cosa sia l'ebraismo. E un anno dopo l'arrivo dell'ebreo corrosivo ci sono 2000 antisemiti. Anche dal nostro bel paese ci viene un rilevante contributo alla soluzione del problema dell'identità ebraica. È una storiella ferroviaria questa. Ci troviamo nel Veneto e, immaginatevi un tratto ferroviario, in una stazioncina tra Cavarsere e Trebaseleghe, sul nostro treno sale uno di quegli ubriachi leggendari, immortalati dal mitico Lino Toffolo. Si tiene appena appena sulle gambe, anche se è mattina. Sale, esamina tutti gli scompartimenti e ne sceglie uno dove c'è un solo signore seduto che legge il giornale. L'ubriaco apre, si siede malfermamente di fronte al signore, si appoggia, 15 secondi dopo scruta il signore, poi col ditino tira giù il giornale e fa: scusi signor, come nero, bianco, vin, cattiveria, niente, però per me lui è ebreo. Il signore, un po' seccato, tira indietro il giornale e fa: no, buon uomo, non sono ebreo e mi lasci leggere. Il vecchio si calma, 15 secondi di nuovo, da sotto: scusi signor, che dico, cattiveria niente, nero, bianco, fin, mattina, pomeriggio, sempre. Per me è ebreo, che dico perché ho esperienza, tanta. Signore di regione fa: no, le ho detto che non sono ebreo e mi lasci leggere il giornale. Vecchio si dà pace, ma di 15 secondi in 15 secondi dove trova un buco. E io ebreo. Il nostro non legge più. Ha una contrazione muscolare, il giornale attaccato al naso, trova solo la forza di girare così le pagine. Quando ha finito il suo giornale, lo appallottola e metaforicamente sta strozzando il vecchietto, poi butta la palla per terra, si alza e fa: sì, è vero, sono ebreo. Sì,
Ebreo, ebreo, ebreo! Contento? Contento, ma guardati tu, guarda, fai schifo, hai la sbornia più lurida che si sia mai vista. Il vecchio si alza cercando dignità con molta fatica e fa: vero, signor, posso confermare, però a me domani la me passa. Che cos'è questa leggendaria intelligenza ebraica? Un esempio. Domando scusa per l'ardire dell'ambientazione, ma siamo in un pissoir per signori e due gentiluomini stanno facendo pipì in quei cessi di tipo littorio, quelli bianchi, avvolgenti, così. A un certo punto uno guarda l'altro con la coda dell'occhio e gli domanda: scusi, signore, lei è ebreo? L'altro, un po' spaventato, preoccupato, dice: sì, ma lei, scusi, che cosa... No, fa il primo. Caro amico, cosa sta pensando? No, solo curiosità. Mi permetta di proseguire, mio ottimo. Direi anche che lei è di Chicago, vero? Stupefatto, l'altro signore dice: ma sì, è vero, ma lei come... No, aspetti, mi permette ancora un momentino. Direi anche nato tra la primavera del 1905 e l'inverno del 1907, sbaglio? Ma no, dice l'altro signore, lei è fantastico, che incontro meraviglioso in un luogo così insolito, un veggente, no, caro amico, ma cosa dice? Vede, è che in quegli anni, proprio a Chicago, il rabbino circoncisore Frank Löwenthal tentò un nuovo tipo di circoncisione sperimentale detta trasversale o storta. Mio buon amico, lei mi sta pisciando sulle scarpe. Sicuramente l'ebreo si caratterizza anche per l'osservanza di un grandissimo numero di precetti. Per l'esattezza 613. Ma noi siamo fortunati perché viviamo nell'esilio. Ci sono risparmiati tutti i precetti agricoli. Cioè non di meno ne rimane un numero impressionante, e non solo. Sono precetti estremamente articolati, l'osservanza dei quali è complicata, sono come dire un terreno scivoloso. Per cui nel corso dei secoli gli ebrei si sono ingegnati con la loro fantasia per trovare degli espedienti, degli escamotage, come dire, per rendere questi precetti sapidi. Il problema più doloroso per l'ebreo che osserva è quello di osservare le regole alimentari. La kasherut, il cibo. Tutti sapete, no, la famosa storia del maiale, gli ebrei, non è solo quello, le regole alimentari sono complicatissime e per l'ebreo è un vero tormento questo, a volte è un vero tormento, perché devi sempre chiederti, devi informare, a meno di non stare nell'angolo ristretto. E allora a volte però il desiderio è forte. Il desiderio è forte, per esempio la carne di maiale è considerata dai maestri del hassidismo molto sublime, non è disprezzata, al contrario dicono è troppo sublime. Fare l'ebreo e mangiare la carne di maiale è difficile insieme, è troppo buona, ti travia. E allora, però c'è questo ebreo religioso che non ne può più. Sta andando al suo solito ristorante kasher, che è in un multiristorante in America, sapete che ci sono tutte quelle robe enormi con i vari ristoranti, lui va in quello ebraico, ma passa davanti al ristorante dove c'è ogni sorta di abominio alimentare, prosciutti sanguinacci, salamelle, queste robe meravigliose di tutti i paesi del mondo, carni sublimi, e non ce la fa più, entra e ordina un maialino da latte e gli portano la povera bestia intera, cotta intera su un vassoio con le patatine, e poi hanno messo perversamente alla povera bestia una mela al forno in bocca. E lui è lì col coltello e la forchetta, è proprio in preda a un vero orgasmo alimentare quando passa il suo rabbino per andare nel ristorante kasher, lo vede, entra e gli si piazza davanti. E lui ha un'apnea e poi fa: rabbino, che cose meravigliose ci sono nel mondo, prendi questo ristorante, guarda che razza di adobo per servire una mela al forno. Ci sono due giovani studenti di Yeshiva, la scuola religiosa, che sono dei grandi fumatori, accaniti, però loro sono lì per studiare la Torah, per santificare l'ebraismo, la Bibbia, allora vogliono fumare intanto perché sono pazzi.
e non sanno se il comportamento è lecito. Allora uno dice all'altro, dai label, vai tu, chiedi al rabbino. No, Schleimel, vai tu, no, vai tu, Schleimel per primo, Salomone va. Cioè, rabbino, Schleimel, caro figliuolo, che cosa ce l'è? Rabbino, ce l'ho una domanda. Eccomi, caro Schleimel, sono qui per rispondere. Rabbino, senti, quando si studia la Torah, la Bibbia, si può fumare? Cosa vai a pensare a fumare? Tu ce l'hai in testa solo quel vizio. Pensa a studiare, concentrati, non pensare al vizio, vai a studiare invece. Con la coda fra le gambe, Schleimel torna da Label e dice, rabbino mi ha detto di tutti i colori. E Label dice, Schleimel, amico mio, non sai fare le domande. Questo è il tuo problema, lascia, vado io. Rabbino, Label figliuolo, che cosa ce l'è? Voglio una domanda a farti. Bene, Label, io sono qui per questo. Rabbino, quando si fuma, si può studiare la Torah? Certo, sempre un buon momento per studiare la Torah. Il giorno del Santo Shabbat, Yalker sta fumando voluttuosamente. Voi ce ne dovete quasi scoprire. Delinquente, cosa stai facendo a accendere il fuoco nel Santo Sabato? È un peccato gigantesco. Come puoi aver fatto una cosa simile? Cosa ti succede, pazzo mascalzone? Ravvediti, ma che cosa ti è successo? Ti sei forse dimenticato che è Shabbat? Aspirando una profonda boccata, gli acchi fa moiscele. Lasciami stare, ti prego, lasciami. Non ho dimenticato che è Shabbat. Ho dimenticato che sono ebreo.